Ciao, stai per ascoltare l'episodio 141 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in italiano semplice ma non banale, dedicato a chi studia o parla italiano come seconda lingua ed è in cerca di contenuti interessanti per migliorare le proprie capacità di ascolto, scoprire parole nuove e storie sull'Italia. Lo curo io, Salvatore, un insegnante di italiano per stranieri con anni di esperienza e una grande passione per le storie. Il podcast esce ogni sabato e parla di vari argomenti: storia, cultura, città, lingua italiana e, come nel caso di oggi, anche sport. Se Salvatore Racconta ti piace, puoi sostenerlo con una donazione libera sul portale Patreon. Bastano i soldi che servono a comprare una pizza. Per saperne di più, consulta il link in descrizione. Ora però andiamo all'episodio. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! Ci sono colori che colleghiamo automaticamente a precise nazioni, soprattutto grazie allo sport. Il Brasile è la patria del verde oro, l'Argentina chiama se stessa l'albiceleste, i francesi sono le bleu, gli spagnoli le furie rosse. A volte il colore è quello della bandiera, come nel caso del Portogallo, altre volte è un simbolo nazionale, come l'arancione per i Paesi Bassi. L'Italia dello sport, quasi sicuramente lo sapete, è azzurra. E i primi azzurri sono stati quelli del calcio. Sembra ovvio, ma non lo è. Perché il colore azzurro? Da dove viene? È una storia che parte da lontano. Da quando il calcio in Italia era ancora pionieristico, poco importante, poco diffuso e con pochi appassionati. In un'Italia molto più povera di oggi, più piccola, molto ambiziosa e un po' pasticciona. Oggi ti racconto la storia di come è nata la nazionale italiana di calcio, dei suoi primi passi nel panorama mondiale, di come improvvisamente è diventata azzurra e di come ha conquistato gli italiani e le italiane al punto di trasferire quel colore ai simboli di tutti gli sport. Ultimamente questa cosa è un po' in discussione. Esistono sempre più persone in Italia che storcono il naso quando vedono l'azzurro e spererebbero di vedere altri colori sui nostri simboli sportivi nazionali. Il tricolore, magari, o anche solo il rosso, in onore di Giuseppe Garibaldi. Ne parleremo. Ma intanto andiamo all'origine, a quando tutto questo è iniziato, quando gli azzurri sono davvero diventati gli azzurri. La nostra storia comincia dai primi anni del XX secolo, in particolare dal 1910. Il 15 maggio di quell'anno, all'Arena Civica di Milano, si è giocata la prima partita di una squadra di calcio rappresentativa della Federazione Calcio Italiana. Insomma, la prima partita dell'Italia. Era ovviamente un'amichevole, dato che all'epoca non esistevano tornei per nazionali di nessun tipo e gli avversari erano quelli più vicini, i cugini francesi. Un evento storico? Sì e no. Oggi lo consideriamo tale, ma i contemporanei dovevano pensarla diversamente. Sugli spalti dello stadio quel giorno c'erano poco più di 4.000 persone.
La partita non deve essere stata entusiasmante per i tifosi italiani. Risultato finale 6-2 in favore della Francia. Per la cronaca, i giocatori italiani sono scesi in campo con addosso magliette bianche, di azzurro nemmeno l'ombra. Ci torneremo. Ora parliamo del contesto. Nel 1910 l'Italia esisteva da poco più di 40 anni. Era un regno molto giovane, eppure era già arrivata al suo terzo re. Il primo, Vittorio Emanuele II, uno degli eroi dell'unificazione italiana, si era spento nel 1878. Suo figlio, Umberto I, aveva preso il suo posto sul trono fino all'anno 1900, quando era morto in seguito a un attentato, ucciso a colpi di pistola dall'anarchico Gaetano Bresci. Chi segue questo podcast dall'inizio lo sa bene. Per tutti gli altri, un piccolo consiglio. Andate all'episodio 2 di Salvatore Racconta. Comunque sia, dopo di lui era arrivato Vittorio Emanuele III, che era re d'Italia in quel 1910, re di un regno complicato. L'Italia era in un ritardo mostruoso rispetto alle altre potenze europee per quanto riguardava i livelli di industrializzazione. Era un paese prevalentemente agricolo e povero. Ci abitavano circa 30 milioni di persone, nella stragrande maggioranza analfabeti e quasi tutti contadini che, quando la stagione andava peggio del solito, emigravano verso paesi più ricchi in cerca di fortuna. Mangiavano pane e cipolle, verdure spontanee. Nelle regioni del nord, tanta polenta, pochissima carne e poco olio, perché costava caro. Il vino, invece, non mancava quasi mai. Naturalmente non erano tutti poveri. Nella città c'era una classe media di professionisti e commercianti che se la passava meglio. E poi c'era la nobiltà, che ovviamente godeva di molti privilegi e di benessere. Piano piano stava nascendo anche una generazione di persone giovani, di famiglie tutto sommato benestanti, che potevano permettersi il lusso di non lavorare tutti i giorni, di studiare e godersi la vita. E queste persone facevano sport. Quali sport? Dipende dalle classi sociali. Alcuni praticavano il ciclismo, del resto andare in bicicletta era parte della quotidianità. I più eleganti e facoltosi preferivano la scherma, altri la ginnastica e la lotta libera. Il calcio nel 1910 c'era già, ma la sua pratica era abbastanza limitata. Lo giocavano per lo più nelle uniche grandi città industriali del nord, quelle racchiuse nel triangolo delimitato da Genova, Torino e Milano. Lo praticavano giovani borghesi, ma anche operai e marinai che avevano visto i loro colleghi inglesi che davano calci a un pallone dopo essere scesi dalle navi. Esisteva un campionato di calcio, anche se ancora con poche squadre e praticamente tutte del nord. Anche volendo includere le squadre del centro-sud, in quel periodo di difficoltà tecniche e logistiche sarebbe stato molto difficile organizzare le partite. Qualche giorno prima della partita Italia-Francia, di cui abbiamo parlato, era finito il 13° campionato italiano della storia. Alla fine della stagione, due squadre erano al primo posto a pari punti. Una era l'Internazionale Milano, che oggi molti di voi conoscono bene. Eh sì, l'Inter. L'altra era la Pro Vercelli, squadra storica e nobile decaduta del calcio italiano, che oggi vivacchia nelle serie inferiori, ma che all'epoca era una superpotenza. Bisogna ricordare che quello era un calcio ancora molto acerbo e approssimativo, senza preparazione tecnica, senza tattica e spesso con poca preparazione fisica. I giocatori della Pro Vercelli in questo erano un'eccezione. La squadra era stata fondata
dai membri di un circolo di ginnastica e quindi i calciatori vercellesi erano tutti degli atleti veri. Non si poteva dire lo stesso delle altre squadre. Comunque sia, nel 1910, alla fine del campionato, Pro Vercelli e Inter sono a pari punti in testa alla classifica. Chi sarà campione d'Italia? Serve una partita di spareggio. La federazione italiana decide che si giocherà il 24 aprile. C'è un problema, però. La scelta della data all'Inter va benissimo, ma non è così per la Pro Vercelli, perché quel giorno alcuni dei suoi giocatori migliori sono impegnati in un torneo militare, visto che sono giovanotti che fanno la leva obbligatoria nell'esercito. Come sempre in Italia, in questi casi, succede un finimondo. Per protesta, la Pro Vercelli gioca lo spareggio con una squadra di ragazzini. L'Inter stravince e i tifosi vercellesi protestano in modo un po' colorito. Cioè scendono in campo per cercare e picchiare i calciatori avversari. Morale della favola, tutte le persone associate alla Pro Vercelli sono squalificate. E questo poco prima della partita Italia-Francia. In federazione si mettono le mani ai capelli. E ora come facciamo? Andiamo a giocare contro la Francia senza molti dei nostri migliori giocatori? Alla fine è così che va. All'Arena Civica di Milano, la squadra ospite umilia i padroni di casa con un sonoro 6-2. Un esordio amaro per la nazionale italiana, che quel giorno, come detto, indossa maglie bianche e pantaloni neri. L'azzurro è ancora abbastanza lontano. La sconfitta contro la Francia, tutto sommato, interessa a poche persone. Il calcio non ha fatto ancora breccia nei cuori degli italiani, a parte quelli che vivono nel nord-ovest. La federazione calcio, però, non è contenta per niente, anche perché dopo pochi giorni è prevista un'altra partita, questa volta in trasferta, a Budapest. L'Ungheria dell'epoca è una potenza mondiale del calcio. I suoi calciatori sono atleti veri, tengono sotto controllo il fisico e l'alimentazione. Gli allenatori studiano la tattica e la preparazione atletica, cose che oggi sono normali, ma che in Italia, all'epoca, non faceva praticamente nessuno. I calciatori italiani, di nuovo in maglia bianca, arrivano a Budapest dopo un viaggio lunghissimo e un po' grottesco, tipo gita scolastica. Si trovano a giocare in uno stadio con 12.000 spettatori, il triplo di quelli di Milano. E gli avversari sono veramente troppo forti. Finisce con un'altra imbarcata, 6-1 per i padroni di casa. Diventa chiara una cosa: se l'Italia vuole davvero competere con le altre nazioni, serve un approccio più serio e professionale. Allenamenti, alimentazione, attrezzature. Si comincia dalle persone. Uomini competenti che hanno viaggiato, conoscono le lingue e possono copiare e imparare dai grandi maestri del calcio inglese, austriaco o ungherese. Poco tempo dopo, i dirigenti federali si rimettono in piedi e decidono di organizzare una specie di rivincita contro l'Ungheria, questa volta a casa nostra. Si gioca a Milano, di nuovo all'Arena Civica, il 6 gennaio. Per questa occasione, la preparazione della partita supera i confini del piccolo mondo degli appassionati di calcio. Quel nuovo sport, sempre più popolare, ha attirato l'attenzione anche della famiglia reale italiana. Ormai a quel tempo i re d'Italia vivono a Roma, dove di calcio ancora se ne vede poco, ma sono pur sempre legati a Torino e al Piemonte, dove invece a pallone si gioca tantissimo. Il più interessato della famiglia reale è un membro secondario della dinastia, il duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, tra le altre cose un grande appassionato di sport. Secondo lo storico del calcio Alfio Caruso, proprio da lui arriva la proposta che segnerà per sempre lo sport italiano.
L'azzurro è da secoli il colore simbolo della famiglia Savoia. Perché non lo facciamo diventare il colore delle maglie dei calciatori italiani? La proposta arriva alla Federazione Calcio. Piace e si mette subito in atto. Il 6 gennaio a Milano, in mezzo alla neve, l'Italia ospita l'Ungheria per una nuova partita. Questa volta, per la prima volta nella storia, i calciatori italiani scendono in campo con le maglie azzurre. Si nota anche, in mezzo al petto, la croce bianca su fondo rosso, simbolo di Casa Savoia. Quel giorno vincono nuovamente gli ungheresi, anche se questa volta soltanto 1-0, ma non è l'esito della partita quello che conta. Quel giorno sono nati gli azzurri. Il colore delle maglie cambia, ma non ancora la qualità degli atleti in campo. Quell'anno gli azzurri giocano altre 3 amichevoli, una contro la Francia e 2 contro la Svizzera. Il bilancio è di 2 pareggi e una sconfitta. Il calcio italiano deve farne ancora molta di strada. Nel 1912 ci sono i Giochi Olimpici a Stoccolma, in Svezia, e ci sarà spazio anche per il calcio. La federazione italiana preferirebbe non partecipare. Sanno, tristemente, di non essere all'altezza. Ma ancora una volta arriva l'influenza della politica. Il Regno d'Italia da poco ha iniziato la sua avventura coloniale e il governo vuole mostrare un'immagine di potenza a livello internazionale. Bisogna andare alle Olimpiadi. Solo che l'Italia perde subito, 3-2 contro la Finlandia. Gli azzurri restano a Stoccolma per il torneo di consolazione tra le squadre perdenti e c'è tempo per una seconda umiliazione. Una terrificante sconfitta 5-1 contro l'Austria. Nel mezzo, l'unica misera vittoria della squadra azzurra, 1-0 contro i padroni di casa della Svezia. Per avere la prima prova convincente, servirà aspettare l'anno successivo, il 1912. Si giocherà a Torino contro il Belgio e arriverà una bella vittoria, anche se soltanto per 1-0. In maglia azzurra, 9 su 11 saranno calciatori della Pro Vercelli, gli unici pronti per uno sport sempre più atletico e sempre meno per dilettanti. Da quel giorno le cose inizieranno a cambiare. Il calcio diventerà sempre più popolare. Si prenderà il primo posto nelle preferenze di tutta Italia. E la nazionale italiana indosserà quasi sempre la maglia azzurra, un colore che oggi unisce e simboleggia gli atleti italiani in tutti gli sport e non solo nel calcio. Qualcuno si chiede se abbia senso portare ancora addosso i colori della monarchia dei Savoia. Un dibattito legittimo, secondo me, ma intanto, per ora, restiamo tutti soltanto azzurri. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!